squalone fake delle principesse comprato in edicola a 10 euro. Benissimo, è anche abbastanza pesante. Scopriamo all'interno cosa c'è, ma prima sigla. Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Swiz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad unboxare, ad aprire insieme questo pasqualone che sembra anche abbastanza grandicello, comprato in edicola a 10 euro. Se avete visto il video di ieri dove Daniele mi ha comprato delle cosine dell'edicola messe all'interno di una mystery box, andatelo a vedere se non l'avete visto. Infatti lui tornando a casa mi aveva avvertito comunque che l'edicola avesse appunto i pasqualoni, ne aveva di tutti i tipi. Ma ho preso questo delle principesse, super curiosa io. E niente, oggi lo andiamo appunto ad aprire insieme. Ma prima di iniziare questo video mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella. Ragazzi, tutti i giorni qui su questo canale ci sono video e alle 17 molto spesso ci sono anche degli short. Ma prima ancora vi voglio ricordare che ci possiamo incontrare, lo sto dicendo in tutti i video, ci possiamo incontrare. Dove? Voi di Napoli e provincia, ma anche se venite da fuori, molto bene per incontrarmi, ci incontriamo a Napoli, al Comic Con, ok? Una fiera del fumetto, per entrare c'è bisogno il biglietto, fa anche rima, lo potete comprare sia sul sito del Comic Con, scrivete Comic Con biglietti su Google e vi esce, lo potete comprare lì, oppure andate fuori alle biglietterie e lo comprate. Io venderò gli slime, Fimo e tante cose, quindi venite perché ci divertiamo. E poi è bellissimo perché là ci sono un sacco di cose fantastiche. Allora, prima di iniziare facciamo un giochino. Il giochino di oggi è questo. Allora, facciamo che dovete scegliere tra questi due cibi e mi dovete dire giù in un commento cos'è che mangereste di più in questo momento. Allora, via, 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 tutto via. Allora, sopra mi fa ridere il fatto che ci sia appiccicata con lo scotch la foto delle principesse. Addirittura questa è stata scaricata. Aiuto, è tutta appiccicata la sgadget. Mamma, quante cose! Ok, ve lo giuro, ho detto, vabbè, questo qua secondo me è una sola. Cioè, secondo me non c'è niente dentro. E invece, ragazzi, come potete vedere, sta qui, tanto lo vedete dalla videocamera, ma io non mi sono spoilerata tutto, quindi man mano vado ad inserire la mia mano e andiamo a scovare e a scoprire cosa c'è all'interno. Allora, vediamo, prima cosina che vedo qui, Shaped Rubber Bands. Allora, stupendi, io questi li portavo anche quando ero piccola, poi sono andati di nuovo di moda negli anni 2000 e di nuovo praticamente nel 2020 più o meno. E sono questi, i braccialettini, quelli là gommosi, tutti colorati, a forma di cose. Poi abbiamo qui una cosa spettacolare, cioè ragazzi io da bambina veramente avrei fatto salti mortali. Ragazzi, abbiamo qui, ora divento una principessa. Va così, così. Ah, mossi ragazzi, la mia tiara, bellissima. Poi abbiamo l'anello e gli orecchini che addirittura si possono mettere senza il buco alle orecchie, quindi si mettono così con la clip. E abbiamo l'anello che, ragazzi, wow, entra ad una bambina di 2 anni l'anellino, però devo dire che è veramente molto carino. Guardate come sono fatti, con i cuori. Comunque ragazzi, veramente all'interno di questo pasqualone non gli avrei dato veramente un euro, invece ci sono 100.000 cose. Comunque, la tiara, raga, veramente, cioè, top. Allora, poi abbiamo questo, che probabilmente, wow, è degli anni 90. Sì, questo è un cimelio. Ma stiamo scherzando? Allora, qua c'è scritto Keychain Game. Ragazzi, questo è degli anni 90. Assolutamente. Guardate dietro, addirittura c'è il sigillo di garanzia, quindi originale della Disney. Ma vi voglio far vedere anche come sia zozzo e sporco qua sotto. Allora, vediamo. Ma cosa ho comprato? Figuratevi se funziona. Ma ragazzi, ma è vecchissimo, infatti non si accende neanche. Cioè, devo vedere se ho magari delle batterie per vedere se a casa, ovviamente, per vedere se funziona. Comunque è fighissimo. Poi abbiamo questo che è in realtà bello, una patch. Questo lo metterò vicino allo zaino. È una patch che si appiccica, credo con il calore, esatto. Stick it or iron it. Quindi si appiccica con il ferro da stiro. Quindi questo si mette vicino agli zaini, ai pantaloni, a qualsiasi cosa tu voglia. Vedete?
E fa così, si gira e si rigira, si toglie questo, si stira e si appiccica. Molto bello questo, mi piace. Poi abbiamo questo all'interno Candy Pop. Ah, è il giochino delle LOL Surprise con le caramelle. 1/9/2022. No, sono ancora buone fortunatamente, però... Madò, ragazzi. Ma le posso... Oddio, oddio, ma ci sono i vermi? Raga, ma... Oh, mammina. Allora, poi, ritorno negli anni 2000, anni 90. Questi, non so se voi li ricordate, qualcuno che mi segue li ricorda, si chiamano Scooby-Doo e non è il cane dei cartoni animati, ma sono questi fili gommosi che si utilizzavano per fare i braccialetti o i portachiavi. Ragazzi, ero bravissima, sapevo fare un sacco di combinazioni. Ora non mi ricordo più come si fa, però se mi vedo qualche tutorial magari mi viene in mente. Si usavano questi fili tutti colorati, si intrecciavano e si facevano... Gli Scooby-Doo si chiamavano, per metterli vicino alle chiavi. Andavano un sacco di modo, li tenevo vicino anche come portachiavi vicino allo zaino. E raga, un botto di roba. Allora, abbiamo queste cose di Hello Kitty. Hello Kitty Fashion Style. Tanti modelli da collezionare. Che poi raga, veramente non so cosa ci appizzano con le principesse. Però almeno è ricco di roba, cioè non è una delusione. Allora, vediamo cosa sono. Sono questi cosi che in realtà non ho capito dove si appiccicano. Vedete? Ah, su Hello Kitty! Ah, ok. Amiamo il modellino di Hello Kitty. E questi qua si appiccicano sopra di Hello Kitty. Poi abbiamo Frozen, uno dei miei cartoni preferiti. Non so cosa ci sia dentro, ma quello che c'è, me lo tengo. Allora abbiamo cose: ciondoli, softball. Ah, quindi uno squishy. Anelli e viewer. Ci è uscito solamente ovviamente la sfiga. Quali sono? Abbiamo trovato il puzzle di Frozen. Cioè, vabbè, puzzle di Frozen più il poster. Ok, va bene. È tutto questo. Questo qua e questo si può colorare. Questo abbiamo trovato Fashionaire con gli unicorni. Questo ci piace. Allora, vediamo che cos'è. Andiamo ad aprire. Oh, ma quante cose dentro questo pasqualone più che altro. Oh, per la mia collezione di unicorni! No, amici, guardate! Che carino! Bello questo, mi è piaciuto. Poi abbiamo questo coso. Mamma mia! Ragazzi, ma da dove li hanno presi? Allora, vi voglio far vedere quanto è lercio. Ah, ma che cavoletti ho comprato? Ragazzi, è nero! Nero! Poi abbiamo questo Zippy Flash. Raga, mi sembra, mamma mia, comunque mi sembrano molto giochi degli anni 90. Bracciale! Oh, questo è carino! È un bracciale a zip con un cuoricino. Questo mi piace. Questo mi piace. Questo è molto molto interessante, molto carino. Praticamente, oh, si apre! È stupendo questo mi piace, questo mi piace. Oh, però vi posso dire, tutto sommato per 10 euro, anche se sono cose tipo degli anni 90, del chip praticamente, sono molto carine. Allora, abbiamo trovato anche delle cose qua dentro, è rimasta anche l'ultima bustina. Allora, abbiamo questa bambolina che in realtà fa parte di un kit, e io questo qua lo so, c'era anche la collanina, ma hanno messo solo la bambolina, unicorno. Poi degli orecchini, che questi non li mettevo neanche io quando andavo alle elementari. Ok, vabbè, a qualcuno può piacere. Poi c'è questa ranocchia che in realtà salta ed è un antistress che fa ping, 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 premi e salta. Poi questo orologio, ragazzi, che è questo, penso che se lo faccio vedere a Daniele, dici sì, ce l'avevo anch'io negli anni 90, molto probabilmente. Cioè, praticamente ho aperto un pasqualone anni 90. E poi abbiamo come ultima sorpresina, sempre ben accetta, i My Little Pony. Bellissimi, spero siano dei pony, così li aggiungo sempre alla mia collezione di unicorni. Vediamo. Sì! Evviva! Abbiamo trovato Lucky Clover, ed è lui. Che bello! E porta fortuna perché ci sono dei quadrifogli. Conclusione, per questo pasqualone fa anche rima. Carino, molto bello. Ci sono stati dei regali
più belli, altri meno belli, altri vecchi, altri nuovi, tipo le caramelle, raga, tipo con lo schifo. Va bene. Comunque, cosa ne pensate voi? Alla fine per 10 euro c'era un botto di roba dentro, non mi posso lamentare, anche se erano delle sorprese miste, ma alla fine molto carine. Va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorrisone come sempre, vi voglio tanto bene. Un bacione ed un abbraccio a tutti voi e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao amici!